Ciao a tutti! Oggi prepareremo la treccia di pane all'olio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, acqua, lievito di birra fresco, sale, olio evo, zucchero e semi di sesamo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il lievito e lo zucchero ed azionare il bimby per 2 minuti 37 gradi velocità 3. Aggiungere la farina. L'olio ed il sale ed impastare in modalità spiga per 5 minuti. Trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire su un piano di lavoro. Dividere l'impasto in 3 parti ed arrotolarli formando 3 salsicciotti. E formare una treccia. Posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Spennellare la superficie con l'olio. Lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per 1 ora. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la treccia dal forno, adesso la spennelleremo nuovamente con l'olio. Spolverizzare con i semi di sesamo, che è facoltativo, oppure potete utilizzare qualsiasi altro tipo di seme. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20-25 minuti. La treccia è cotta, lasciare intiepidire prima di servire. Treccia di pane all'olio. Grazie e alla prossima ricetta!